da La gente del circo di Alberto Del Pizzo. Adesso, allo sbocco della nostra vallata, dove vanno a gettarsi tutti i nostri fiumi che solcano queste contrade e portano la loro voce al mare come un tributo d'affetto, ne è sorta una fiorita di bianche croci e di stele marmoree, tutte uguali, disposte a semicerchio in un verde anfiteatro aperto verso il mare, verso le ultime colline, ai piedi delle quali vengono a frangersi le onde, lievi, come un eco di cose passate. I contadini lavorano nei campi vicini, ai vigneti sotto gli ulivi, e il ricordo di persone morte che da quelle stelle ci viene, con quei nomi forestieri e le parole d'affetto che i parenti vi hanno fatto incidere nelle loro lingue straniere, che per noi sono veramente come il linguaggio dei morti nel loro arcano significato, non suscitano più sentimenti d'angoscia e d'orrore per il ricordo della guerra, ma solo una malinconia di cose passate e tuttavia a loro modo presenti. Non lontano si vede il paese di Torino, con le case anguste e annerite dal tempo. Eppure non sai dire, guardarle, se sia più antico il paese, dentro il suo manto di querce e di ulivi, o queste bianche tombe, che portano incisa una data tanto recente e l'età, 18, 20, 25 anni, di tanti giovani che chissà per quale destino sono venuti a dormire qui, tra questo mare, il fiume sassoso e la nostra montagna, tra i vigneti e gli ulivi e il canto delle cicale, che per molti di loro è una cosa nuova, che non avevano mai sentita nemmeno da noi, perché vennero sulla fine dell'autunno e non ebbero il tempo di sentirle esplodere col caldo sui campi ingialliti. Tutti i nostri paesi sono sorti sulle ossa dei morti. Scavammo per costruire l'edificio scolastico alla fine del piano e lì ai piedi dell'abitato, dove nemmeno ricordavamo che ci fosse mai stato un campo santo, trovammo infinite ossa. E noi vi passeggiavamo sopra la sera, quando facevamo la nostra passeggiata prima di cena. Poi scavammo presso Sant'Agostino per rinforzare con un contrafforte la strada che stava franando. E fu lo stesso, tornando alla luce morti anche più antichi, già tutti ridiventati terra. Ora, a Santa Reparata, abbiamo voluto trasformare in giardino pubblico il campo della fiera intorno alla chiesa. E nel tracciare le fondamenta per un muro di sostegno abbiamo trovato un ossario dimenticato e ci siamo dovuti per forza ricordare della lapide che fino a quest'ultima guerra era rimasta sul fianco della chiesa ad ammonirci che lungo quello spianato il municipio, chissà più in quale anno, aveva destinato 3 fosse ad ossario degli estinti che per un secolo avevano avuto lì le loro sepolture. Come sotto il piccone degli operai rotolarono i teschi e le scapole e le vertebre impastate di terra, si sospesero i lavori. Ma poi venne l'arciprete a benedire quei miseri resti e si poté caricarli su un camion e trasportarli all'ossario del cimitero. E allora, a vederli così buttati alla rinfusa nel cassone del camion, come se non fossero che sassi e terra, il pensiero andava a tutti gli altri uomini che sono sepolti di qua e di là, alle croci sparse nelle campagne, alle antiche storie che narrano di intere colonne di armati travolte dalle valanghe rimaste schiacciate dentro le gole dei monti, alle ossa che ancora oggi, dopo tanti secoli, tornano la luce sotto la zappa dei contadini sul piano di la Roma, che così lieto si apre al sole. E chissà quante antiche mura e strade lastricate e statue marmoree nasconde ancora sotto quel cinereo manto di ulivi, e ai morti che anche quest'ultima guerra è venuta a seminare dalle nostre parti. A pensare a queste cose ci sembrava che tutto ci parlasse di morte, anche il dolce profilo delle nostre colline che dormono supine al sole e che somigliano infatti anch'esse a tumuli di antichi giganti. Veniva da ripensare a vecchi luoghi in rovina, al convento di San Martino distrutto dalle nevi della montagna, a
al favoloso castello d'Ugni, travolto dalle frane e di cui non sappiamo nemmeno più indicare il posto nel quale sorgeva, e al palazzo sfasciato, che è il luogo più buio e solitario del nostro paese, un informe ammasso di ruderi mangiato dalle ortiche, ma di cui tutti conosciamo la terribile storia, del paese in rivolta e il palazzo incendiato e i barili pieni di marenghi sventrati e vuotati del loro tesoro, e le donne rincorse per le 100 stanze e violate, e il signore pugnalato e caricato morto su un asino ad essere beffeggiato dalla folla per le strade. Ma sono cose passate, e adesso anche la voce del feroce feudatario è nel coro sommesso che ci viene dal fiume la sera, quando nella valle, illuminata dal chiaro di luna, le bianche distese dei ghiariti e i calanchi e i canaloni dirupati della montagna sembrano enormi ammassi di antichissime ossa calcinate dal tempo. Se prima di ritirarci noi ci appoggiamo alla cantonata e restiamo a guardare la montagna che è di fronte a noi, leggera in quel chiarore, come se non fosse di pietra, ma solo di tutto il tempo che è trascorso e si è accumulato alle nostre spalle fino a fare un'azzurra montagna dai fianchi ricolmi, e a riascoltare la voce del fiume, che è l'unico rumore della notte, ci piace pensare che essa si unisce a quella di tanti altri fiumi che l'attendono allo sbocco di ogni valle, e che poi andranno tutti insieme fino al mare a portare il racconto dei nostri morti e quegli altri morti giovinetti che stanno nell'anfiteatro erboso come un campo sportivo e che hanno da raccontare anch'essi la loro storia minuta che parla di tanti luoghi lontani.